Cambiamo un attimo la squadra, visto che Sofia non c'è più. Lasciamo allora Yusuke e Ryuji. E non lo so chi è che è più indietro di livello. Morgana, perfetto. Prima di iniziare vediamo anche i punti legame un attimo. Dov'è Forgia Legami livello 3? Ci costa solo 6 punti? Non costava di più. Vabbè, meglio per me. Perfetto, 8 punti livello 3, ma perché no? Vai. E il quarto livello costa 10 punti. Ce ne rimangono fuori 6. Vediamo come usarli. Le munizioni assolutamente no. Direi proprio di no. 4 per gli SP, ci rimangono fuori 2 punti e li usiamo la prossima volta. Ok, esploriamo la prigione. Yes. Ciao Zenkichi. Con la manina. Ciao. Che entrata d'effetto. Continua a dire che questo... Scusami. Che questo capitolo di Persona 5 Strikers in molti punti continua a sembrarmi con musica e altre robe molto Kingdom Hearts. Anche questa zona sembra molto la zona di Kingdom Hearts 2, quella di Radiant Garden. Guardate, c'è qualcosa lì. Un mangianastri. Vediamo se funziona. Questo piano è la realizzazione di un sogno a lungo accarezzato da tutto il team di ricerca. Anzi no, da tutto il genere umano. Il mangianastri sembra funzionante. I risvegli del cuore hanno avuto successo in tutte le nostre cavie, nessuna esclusa. Quando il sistema di penitenziario sarà ultimato, il concetto di sofferenza sarà soltanto un lontano ricordo per l'intera umanità. Perché mi sembra che stiano riutilizzando in modo diverso, ma comunque fine a se stesso, ancora l'idea di Maruki? Ok? Rallegriamoci e diamo il benvenuto alla nuova era del genere umano. Emma sarà la nostra guida verso la terra promessa. Emma? Risvegli del cuore? Proprio come diceva Ichinose, qui ci sono svolti degli esperimenti su Emma. La voce parlava anche di un sistema penitenziario. Credo di aver capito quale fosse l'oggetto delle loro ricerche. Mi sembra che abbiano unito molto il concetto di Maruki, quello facciamo smettere di soffrire la gente, a quello del falso dio, ovvero tutti dentro un penitenziario, chiusi lì, non ti muovi da lì e quella è la tua gioia. Ma non lo so. Strikers, allora, a livello di gameplay è un tipo di gameplay che non ho mai sperimentato, come ho già detto, ma a livello di storie sembra l'unione di tanti pezzi che c'erano già in Persona 5... Però che effettivamente roba già vista, però non lo so, a meno che al finale non mi tirino fuori una bomba incredibile. Per adesso diciamo che sono un po' lì lì sul me. Le prigioni. Sì, sarebbe la conclusione più logica. Registrazione 1, ottimo. Ah, probabilmente le daremo... Ah, beh, però aspetta, roba cognitiva, non so se la daremo a Zenkichi. Comunque, a ogni modo, parleremo più tardi. Prima dovremo rintracciare Sofì. Giusto, dobbiamo raggiungerla. Accidenti, Dappetta, perché è corsa via in quel modo? Ha sentito una voce e è andata a seguirla. Chissà di quella. Tutto sto buio incredibile. Ho sentito una specie di battito di cuore, può essere. Ma vabbè. Eccola qua, Sofì. Ehi là. Ciao. Eccola, Sofì. Ella, quella porta lì distrutta. Grazie al cielo, stai bene, Sofì. Non scappare più in quel modo, non si fa cattiva. Ci hai fatto preoccupare. Mi spiace. Hai detto di aver sentito una voce, giusto? Hai scoperto di chi si trattava? No, appena sono arrivata qui è scomparsa. Noi non abbiamo sentito niente. Quindi solo Sofì riusciva a sentirla. Era tutto molto strano, quella voce era simile alla mia. E mi chiamava per nome. Forse chi parlava mi conosce.
In che senso, Sophie? Ma perché sto zoom su Ryuji? L'unica cosa che ricordo prima di incontrare Joker è il comando che mi impone di diventare l'amica dell'umanità. Ho viaggiato tanto con voi, imparato moltissime cose, ma non so ancora nulla su me stessa. Quando ho sentito quella voce ho intravisto le possibilità di scoprire qualcosa in più su di me. Vi chiedo scusa se vi ho fatto preoccupare. Possiamo scoprirlo insieme? Grazie, Joker. Ho la netta impressione che in questo posto scopriremo tante cose su di te, Sophie. Anche il fatto di Sophie mi ricorda molto Morgana, il fatto che lui non ricordasse chi era, tutto quanto. E la stessa cosa sta succedendo a lei, che lei ora non si ricorda nulla del precedente passato, non sa chi è effettivamente, stiamo andando avanti, lei sta scoprendo cosine. Non lo so. Cosa te lo fa pensare? È da un po' che ci rifletto. Le prigioni, Emma, Sophie, sto cercando di capire se c'è un legame. È in una prigione che abbiamo trovato Sophie, giusto? Chiusa in una scatola. Emma era collegata a quella prigione e Sophie è un IA, proprio come Emma. Non può essere una coincidenza. Deve esserci un legame tra questi tre elementi. Speravo che esplorando le prigioni prima o poi avremmo trovato la risposta. Stessa cosa in Memento, trovai la risposta a Morgana. Capisco, sei convinto che ci sia un fattore che accumula tutte queste cose incognite? Non lo so. So molto bene cosa sta passando Sophie in questo momento. Cosa ho appena detto? Non conosce la tua identità, il tuo passato. È dura. Quindi aiutiamo Sophie a dare la caccia a questa voce misteriosa. Facciamolo, per Sophie. D'accordo, per Sophie. Dite davvero? Grazie. Beh, ora abbiamo due missioni. La prima, restituire alla gente del posto i loro desideri, in modo che la smetta di attaccarci. E la seconda, scoprire chi diavolo è che continua a urlare nelle orecchie di Sophie. Facciamo entrambe le cose. Sì, buona idea. Non ho obiezioni. Per noi aiutare sia la gente che i compagni di squadra e la prassi. Perfetto, ladri fantasma, diamoci dentro. Molto bene. Allora, dov'è? Ah, eccolo lì. Bella. Non ho obiezioni. Allora, quando vogliono fare le animazioni fighe, ci mettono impegno e le fanno. Quando non hanno voglia, non fanno neanche. Schermo nero. Puff, così, semplice. Come abbiamo detto, questa porta è mega rotta. Però qua c'è una mensa. Sembrano gli appunti di un esperimento. Ah beh, sì, no, scherzavo, non è una mensa, è una roba scientifica. Determinazione degli effetti di un risveglio del cuore. Abbiamo ordinato agli isolani di eliminare chiunque si avvicinasse al laboratorio senza autorizzazione. Questo ci aiuterà a verificare se il risveglio del cuore è in grado di facilitare comandi complessi, oltre ad accertare l'eventuale presenza di coscienza latente, nello specifico il permanere della morale. Wow. Cioè, in pratica hanno usato, come tutti praticamente in questo gioco, il risveglio del cuore in modo sbagliato. Passiamo da questo punto. In modo sbagliato, ma dando questa volta un ordine, non lasciandolo, ecco, alla follia più totale, come succedeva in Persona 5 Royale. Ma guarda, ma com'è che è diventato questa incredibile atmosfera horror in questo gioco? Quando è che siamo passati da Persona 5 a Resident Evil? Giusto per capirci. Dov'è? Ah, ecco, è morto. Cioè, i laboratori, questa atmosfera mega buia. Non mi sorprenderei se... Allora. Non mi sorprenderei, come già dicevo, se trovassimo un'ombra, ma di quelle iper cattive, ma ho l'impressione che non vedremo ombre o comunque persone diverse da quelle che già erano in Persona 5. Fermi dove siete. Esatto, questa è Legione. Niente più, niente meno. Aspetta. Aia, che risucchio vitale incredibile. Ma comunque, spazi stretti. Se la cavano bene i nemici, vedo, Come sempre, mettiamo
Il nemico forte, il nemico debole ha lo stesso elemento in questione. Come lo trovo? Eccolo qua. Il nemico debole è l'elemento in questione, giusto per farlo colpire dallo stesso oggetto. Ok, come raggiungo questo forziere? Bella domanda. Ah, eccolo qua, condotto di ventilazione. Posso aprirlo? Ovviamente no. Scusami un attimo, giusto curiosità mia. Oh no, cazzo. Devo fare la missione di Ango Natsume se voglio sbloccare questo. Vabbè, mi toccherà farlo, immagino. Va bene, dovremmo andare a menare Ango Natsume allora. Intanto, continuiamo la nostra avanzata e scopriamo cosa è successo. Che fine ha fatto lo... Bastardo? Ma scusami, ma sei scomparso? Non c'è una lampada? Vediamo. Ecco fatto. Io quand'è che ho preso tutti questi danni? No, giusto per capirci, eh. Morgana, ti dispiacerebbe? Capisco gli spazi... gli spazi stretti, ma... qui un po' si esagera. Ok, va bene, ho capito, ti cambio. Porca troia, becca. Joker intanto è salito di livello. Non così tanto, purtroppo. C'è qualche oggetto qui? Aspetta, oggetto, grazie. Niente di eccezionale, ma come al solito tutta roba che possiamo vendere. Ughina. Aspetta, no, e dai, vabbè. Grazie di mettere queste lampade molto comode sempre a disposizione per chi ne ha bisogno. Come attacco diminuito? Chi mi ha diminuito l'attacco? Vabbè, non importa. Scontro finito, va bene così. Eccolo qua, come al solito. Soliti tubi Deus Ex Machina che ti permettono di avanzare nelle zone. Se non ci fossero i condotti di ventilazione, in questo gioco non avanzeresti mai. Esattamente come nelle finestre. Esatto, esatto, proprio come nelle finestre. Ma scusami, Ryuji, se ti metti a fare la scimmia da solo. Ecco, altro condotto di ventilazione, Cristo. Questi recipienti, cosa pensate che ci sia dentro? Recipienti, sono dei cassoni. Sembrano all'incirca delle dimensioni di una persona. No. Eccoli. No, non ci sta una persona lì. Ce ne stanno almeno una decina, almeno. Allora, cosa abbiamo qua? Riduce la difesa, ok. Vai sul ponte e assalta tutti. Ho fatto bene a lasciare questa mossa? Direi proprio di sì. Cristo, sta povera ombra non ha avuto, ma proprio zero tempo di fare nulla, poveraccio. Mamma mia. Più sono, meglio è per me, perché mi permette, uno, di caricare gli attacchi in modo molto più facile di quanto in realtà dovrebbe essere. E anzi, mi permetto di usare l'AOE. Dove sei? Ah, scusami, pensavo ti ha ucciso Yusuke, io neanche ti ho visto. Hai troppe abilità, signore dell'attacco. Al posto di cosa? Al posto di testata, tieni. Io come avanzo? Passando di qua, giusto, grazie. Cristo, Ryuji. Uno ti vuole anche bene, ti difende quando ce n'è bisogno. Però, santo cielo, effettivamente molto spesso la figura della scimmia la fai. Una roba per te, Futaba, incredibilmente. E questo è vero. Allora, dove sei? Dove sei, Futaba? Eccoti qua.
Tenuta hacker MK4. Chissà a che MK arriviamo. Aspetta, questo più 40 HP. Ottimo. Eccoci arrivato. Altra ombra, altro nemico. Io direi proprio di sì, secondo me. Va bene. Quindi? Ah, ecco, scusami. Fermi dove siete. Io mi trasformo. Oh no. No, 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 no. Sei debole al nucleare? Te lo faccio proprio, ma proprio di cattiveria adesso. Ma proprio di meno pesante col nucleare, perché tu sei uno stronzo. Ma proprio te lo meriti. Te lo meriti perché ho un odio incondizionato nei tuoi confronti. Ho un odio incondizionato, visto che il palazzo di Madarame sei proprio uno stronzo. Oh no, non riesco a colpirlo. Aspetta, nucleare, dove sei? Ma no, ho sbagliato. Buff, no, ma Frey. Ottimo. Grazie di essere morto veloce. Come faccio a fare l'attacco nucleare? 1, 2, 3, 4. Non mi ricordo mai. Aspetta. Ogni volta mi dimentico con... Passando da persona a persona, cambiano i tipi di attacchi. Uno con tre colpi fa la magia, uno con tre colpi fa gli attacchi fisici. Un altro mangia nastri. Ascoltiamo il nastro, potrebbe darci qualche informazione utile sul laboratorio. Ok. La prego, direttore Ubukata. Dobbiamo interrompere immediatamente l'esperimento, è troppo pericoloso. Questi sono ordini che ho ricevuto dall'alto. Il sistema non sarà mai ultimato se prima non verrà testato su dei veri esseri umani. Ma indurre gli isolani a partecipare con l'inganno. Allora sono questi i tizi che hanno mandato a Bacca quest'isola. Ho sentito dire il direttore Ubukata. Immagino significhi che uno degli interlocutori fosse Shuzu Ubukata. Ordini dall'alto. Direttore, lei sa bene cosa accade a questa persona quando le vengono portati via i suoi desideri. Altri stanno tentando di manipolare il mondo cognitivo per ottenere vantaggi nel mondo reale. Shido? Non permetteremo a questa gente di sovrastarci. Continuando a seguire le rivelazioni di Vida, riusciremo a realizzare la società ideale. La mia fede nel sistema che mi è stato profetizzato è del tutto incrollabile. Quale società ideale accetterebbe mai di trasformare in schiavi i propri cittadini? Mariko Yodo? Questa non è una rivelazione di vita, è una maledizione. Ci porterà alla rovina. La registrazione termina qui. Perfetto, grazie. Per quanto nebuloso, stiamo iniziando a intravedere il quadro complessivo. Già, questo laboratorio stava svolgendo ricerche sulle prigioni, oltre a effettuare i risvegli del cuore nelle persone. E hanno usato isolani come cavie. Quelle email di prima parlava proprio della partecipazione ai test di Emma. Parlavano anche di una rivelazione divina, che abbia un legame con l'operazione Oracoli. Può darsi, ma cosa avrebbe a che fare con Emma? Quella è la domanda da $1,000,000. Qual è il ruolo di Emma in tutto questo? E non solo, sono curiosa di sapere chi possa manipolare il direttore come un burattino. Che sia la mente criminale dietro tutto questo. Dite che finalmente stiamo avvicinando all'uomo che cerchiamo. A ogni modo, dobbiamo prima trovare i desideri e rintracciare quella voce di Sophie. Proseguiamo. Perdila. Ok, perdi qua da questa parte. Ottimo. Grazie. Fossimo in persona 5 normale, direi che quella è una safe room. Però non siamo in persona 5. Ma certo, venite pure. Stupidi cagnolini. Spacco la faccia a tutti quanti. C'è qualche oggetto qui? Sì, c'è assolutamente un oggetto. Un forzi. Fossi in un Dark Soul, direi che questo è un Mimic. Colpo fulmineo.
fossimo in un Dark Soul, quello era palesemente un mimic messo lì per farti dire ok, vado ad aprirla e poi ti mangiava. Altra stanza, altro registratore, eccolo lì. Altri nemici in arrivo. Un altro mangianastri, è già il terzo. È possibile che questi aggeggi contengano informazioni sui desideri degli isolani o su quella voce che sente Sophie? Tra l'altro Sophie non sta più parlando dopo che l'abbiamo trovata. Sì, ascoltiamolo. Ma che... Niente di buono, sembra aver perso qualche rotella o sbaglio. Consegnare i desideri, non solo quelli degli abitanti ma anche i miei. Ecco perché ha voluto che me come monarca di prova. Voleva trasformarmi in una delle sue marionette. Monarca di prova? Non riesco a credere di esserci cascato. Sono diventato un patetico verme al suo servizio. Ma non riuscirà a spuntarla. Non può portarmelo via. È il mio desiderio, è mio soltanto. Non lo cederò, mi rifiuto. Registrazione 3. Cavoli, è messo male. Già, non sembrava al massimo della lucidità. Temeva che gli portassero via il suo desiderio. Chissà cos'è successo qui. Niente di buono. Per scoprirlo dobbiamo proseguire. Monarca di prova. Quindi giustamente magari scelgono per zona fino a trovare un candidato ideale. Effettivamente non c'era motivo per scegliere soltanto Mariko Yodo, giustamente. Anche se era sicuramente il candidato migliore in quella zona, per carità, non voglio certo negarlo. Aspetta. Ah, eccolo lì. Ecco fatto. Livello 2? Ovviamente. Anzi, no, questo è addirittura livello 3. Qua proprio vogliono che tu ci ritorni. Se c'è possibilità di tornare, perché in altre zone... Ah, ok. Lì. In altre zone abbiamo già denotato in realtà che... Sembra che questa è merda. A me sembra che qui non sia una prigione, quindi non credo ci sia possibilità di ritorno. Però magari mi sbaglio io, eh. Magari mi sto sbagliando ed è molto probabile. Questo titolo mi ha dato più dubbi che certezze sotto molti punti di vista. No, staccati. Ok, niente oggetti. Perfetto, allora si entra. Oh, ma guarda, un oggetto e mi sembra di aver visto un'ombra. Sì, ho visto decisamente un'ombra. Ah, addirittura un nemico grosso. Aia, che male incredibile che mi ha fatto. Tu a cosa sei debole? Allo psicocinesi? Ok. E allora, Mapsio! Bastardo di merda. Grazie Morgana. Ma perché continua a prendere la scossa? Ma quanto sei scossoso tu? Cristo santo. Oh, allora continua. No, ho sbagliato. Vabbè, almeno crepa sicuro. Madonna, concentrazione è veramente... Anche in questo titolo molto broken. È molto broken anche in questo titolo. Ottimo, Shisa acquistato. Qui si prosegue, altro forziere. È anche questo livello 3? No, incredibilmente no. Perlina rigenerante. Mi aspettavo qualcosa di molto meglio. Ok, questa mi sembra una zona pre-boss. Dopo di questa ci sono altre due zone grandi, quindi altro mid boss di questa zona. E poi boss bello grosso, molto probabilmente. Ovviamente, che cosa avevo appena finito di dire? Tra l'altro queste ombre... Esatto, ha un aspetto minaccioso, sembra molto più deformata, sembra quasi... artificiale. È un superpotente, siete cauti ragazzi! Magari non parla neanche. Attacca. Oh, allora tu sì che mi piaci.
tu mi piaci, sappilo. Merda, è giustamente una battaglia questa. Porca troia. Allora, calmati. Debole alla luce, c'ho qualcuno di luce? Sì, l'abbiamo fatto ieri. Eccolo qua. Ok. In teoria il suo attacco di Lu... Merda, ha saltato, non so se riesco a prenderlo. Ok, no, è tornato giù, benissimo. Tra l'altro, essendo mid boss, vuoi vedere che forse... Ok, sì, effettivamente. Porca troia, porca troia. Dov'è? Ah, stavo giusto dicendo, ma non ha la difesa, invece è appena apparsa. Sei debole solo alla luce, giusto? E resisti. E resisti solo allo sparo. Non è stata una bella idea, effettivamente. Ma perché mi targhetti le cose sbagliate? Yusuke, tocca a te, mi dispiace. No, no, no. Ecco, appunto. Morgana, ecco, grande. Bravo micione. Allora, caricati un attimo, per favore. Riporta in vita Joker. Come mi ha colpito? Riporta in vita Joker, stavo dicendo. Ecco qua. Ridai il cambio a Yusuke. Porca troia, ma questo mena, ma mena tanto, eh. Ecco fatto. Niente, è crepato Yusuke, ma di cattiveria proprio. Riportalo in vita, per favore, Morgana. Ecco a te. Madonna mia. Ma fa malissimo. Cristo santo. Sto tizio fa proprio male. Tieni, riporta in vita sia Morgana che Yusuke. Ecco qua. Beccati questo. Aspetta che qua. Ecco, bravo. Ecco, io ora inizio a schivare e basta. Cos'è stato? Ah, ho capito, l'attacco oscuro, certo. Dai, 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 dai. Ti manca solo uno scudo. Perfetto. Ok, ammetto che mi ha preso la sprovvista. Ammetto che mi aveva totalmente preso la sprovvista sto nemico e faceva un fottio di danni più di quanti mi aspettassi. Grazie. E la prossima stanza o è il boss o è la fine di questo giro. Questa è la mia ultima registrazione. Ho fatto qualcosa di terribile. Il sistema penitenziario non è come lui me l'aveva descritto. Non serve a salvare l'umanità. Sul serio? Chi l'avrebbe mai detto? Dalla voce sembra molto più debole di prima. Avrà il controllo su tutti, persino su noi monarchi. Tutta l'umanità verrà ridotta in schiavitù. Era questo lo scopo segreto del progetto. Anche il mio desiderio verrà ghermito. È solo questione di tempo. Ma fino a quando sarà in mio possesso, potrò mettere fine a tutto quanto per conto mio. Registrazione 4. Zenkichi se la caverà?
Il nastro sembra finire qui. Controllare persino i monarchi. Non ho idea di cosa stesse dicendo questo direttore, ma credo che verso la fine sia andato veramente fuori di testa. Mettere fine a tutto quanto. Che intendeva dire? Non sembrava molto rassicurante. Suicidio? No, io cammino. Che c'è, Sofì? Sento di nuovo quella voce. Sul serio? Viene da lì. Non ho dubbi, è la stessa voce. Proviene da quella direzione. Ed è lì che andremo, allora. Perfetto. Siamo quasi senza energie. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Allora cambiamo tutti. Togliamo Ryuji, togliamo Morgana. Anche se Ryuji in realtà sta messo abbastanza bene. No, Ryuji lo lasciamo e mettiamo Makoto, che anche lei fortunatamente ha un'abilità di cura. E allora si prosegue. Per fortuna c'è un ultimo checkpoint. Che tempismo, giusto? Bravo Ryuji. Vediamo cosa si nasconde qua dietro. Allora, lì c'ho... Ah no, non è un mega forziere come stavo per dire. O forse sì. Sì, è un forziere. È un signor forziere. Iniziamo ad avanzare. Quante ombre, però fortunatamente sono quasi tutte abbastanza inoffensive dal canto mio. Aia, che male. Per fortuna non ho fatto triangolo cerchio ed ero lì per schiacciare entrambi, Ecco fatto. Ne è rimasta solo una. Ah, pensavo di essere stato colpito io, invece era stata colpita l'ombra. Chi è che è salito di livello? Ottimo. Ed ecco qua il nostro forziere. In qualsiasi altro gioco avrei pensato che questa sarebbe stata una trappola, visto che spazio vuoto, grande area. A quanto pare penso troppo male io, forse. Ecco qua. Ma guarda un po'. Io non mi ricordo mai com'è la combinazione per Makoto per andare in moto. Se è 3 tasti più triangolo, se è 4 tasti più triangolo. Ok, l'ho trovata. È 4 colpi.